Bentornati sul canale di Giovanni Volpi e soprattutto bentornati nel viaggio all'interno dell'aerodinamica segreta della Formula 1 che sta sviluppando ormai da qualche puntata l'argomento non poco importante dell'effetto suolo. Infatti abbiamo prima descritto cosa voglia dire progettare una monoposto la cui aerodinamica funziona a effetto suolo. Abbiamo dovuto quindi esaminare gli aspetti tecnici fondamentali, quelli critici, e poi vedere anche attraverso le tappe storiche fondamentali quelle dimostrazioni di creatività che i progettisti poterono attuare quando ancora la regolamentazione tecnica consentiva veri e propri voli di fantasia. Però poi inevitabilmente con la crescita delle prestazioni iniziarono a vedersi limiti critici anche molto molto severi, per non dire drammatici o tragici, e questi portarono poi a drastiche svolte regolamentari, come la riforma appunto del 1983 della Formula 1 che abbiamo trattato già in precedenza. Ma parlare di effetto suolo non vuol dire soltanto concentrarsi sulla fattibilità di questo principio in modo completo, radicale, estremo, ma anche su quegli accorgimenti che possono essere presi dalla inventiva dei progettisti quando la limitazione regolamentare è molto severa, ma nello stesso tempo diciamo che non ostacola proprio tutto, anzi tende a favorire proprio l'inventiva e la creatività in modo da sviluppare ugualmente alcuni principi tecnici che si richiamino alla teoria dell'effetto suolo, però con un funzionamento completamente diverso, in modo proprio da scongiurare la manifestazione di quelle circostanze che possono innescare degli eventi catastrofici. Naturalmente va sottolineato che l'epoca in cui vennero fuori tutti i limiti, tutte le pericolosità dell'effetto suolo era anche un periodo in cui le monoposto erano progettate con dei criteri certamente non paragonabili a quelli attuali. Perciò la loro pericolosità e anche la mortalità di certi incidenti dipendeva sostanzialmente anche dalle piste, dalle vie di fuga, ma soprattutto da come erano costruite queste vetture. Non vuol dire però che con delle monoposto sicure tu possa mandare il pilota a sbattere quando vuoi. Quindi certo, comunque la progettazione deve essere fatta in modo tale da permettere che si disputi una gara o una sessione di qualifiche in modo che tutte le circostanze ambientali, climatiche e le eventuali fasi di duello o comunque le situazioni in cui le vetture viaggiano una vicino all'altra e quindi si disturbano aerodinamicamente, insomma tutto l'insieme, compresi anche i fattori ambientali, gli eventuali avvallamenti della pista, i corduri, tutto, insomma, non deve portare a unire quelle variabili tecniche che scatenano le circostanze più gravi. Insomma, stabilire una regolamentazione tecnica di divieto vuol dire cercare anche di prevedere l'impossibile. E diciamo che finora la federazione ha lavorato in questo senso, ma è logico che è stata anche una severa lotta politica con le squadre, in cui soprattutto la regolamentazione tecnica è apparsa proprio come un limite veramente duro, quasi invalicabile, come una ottusa opposizione alle possibilità creative degli ingegneri. Ebbene, dal 1983 in poi, quando la regolamentazione si orientò espressamente sul divieto dell'effetto suolo applicato in modo radicale, diciamo che da lì è cominciata una evoluzione della progettazione e parallelamente anche della regolamentazione che fino al 2018, anno in cui diciamo è stato concluso definitivamente un grande capitolo tecnico della Formula 1, ne abbiamo viste davvero di tutti i colori. Si sono viste delle prove di creatività molto molto fini, soprattutto lavorando nel dettaglio, perché quando una regolamentazione è tanto severa,
Logicamente è soprattutto nel particolare e nel dettaglio che si esprime veramente la fantasia del progettista, e allora certe cose le apprezzano magari i veri intenditori o gli osservatori proprio addetti ai lavori. Però si è arrivati anche a toccare dei punti in cui proprio l'evoluzione tecnica era ormai stagnante, ormai arrivata cioè a un punto oltre il quale non si poteva procedere ancora, e quindi furono introdotte delle svolte piccole o grandi, per esempio quella del 2009, una delle più significative, in cui si è cercato cioè proprio di sbloccare, di riaprire delle strade in modo che cambiasse un po' la filosofia tecnica del monoposto e i progettisti riacquistassero un po' di fiato per trovare nuovi spunti di progettazione. Comunque si è trattato di un percorso veramente appassionante che già dalle prime battute, subito dopo il campionato 1983, diede i primi riscontri interessanti. Diciamo che l'83 è stato un anno in cui ancora la scuola tecnica delle varie squadre di Formula 1 risentiva moltissimo di quello che avevano fatto fino all'anno prima. Quindi si trattò di un campionato abbastanza di transizione tecnica, ecco, senza veri e propri sussulti, ecco, vere e proprie svolte. Quello che invece si dimostrò molto importante fu la stagione 1984, dalla quale cioè cominciarono a vedersi le prime vere invenzioni. Ad esempio, il tema delle fiancate è quello sul quale io mi vorrei concentrare in questa puntata. È un tema molto essenziale, ma sul quale ho tante cose da farvi vedere. È una parte, quella della fiancata della vettura, che costituisce una buona percentuale complessiva della scocca e costituisce soprattutto un argomento sul quale i progettisti hanno lavorato sempre in continua evoluzione e ricerca, proprio per ottenere dei progressivi affinamenti e sempre più importanti per guadagnare in efficienza generale della monoposto e, perché no, anche in qualche principio tecnico che si richiami alla teoria dell'effetto suolo, proprio attraverso la fiancata, pensate. E ora vedremo come. Per esempio, allora, nel 1984 vi furono tre squadre, soprattutto la Toleman, McLaren e immancabilmente Lotus, che, come abbiamo già detto, è sempre stata una pioniera, una squadra con degli spunti inventivi pionieristici nella storia della Formula 1, molto provocatoria grazie all'ispirazione del suo fondatore e capo tecnico Colin Chapman, il quale però era anche affiancato da progettisti molto in sintonia con la sua visione tecnica e in grado dunque di assecondare i suoi spunti e, perché no, anche a loro volta di fornirne di eccezionali. Allora, riprendiamo un modello stampato in 3D che ho creato per le puntate precedenti, con il quale io ho mostrato i principi fondamentali dell'effetto suolo. Cioè, questa è una scocca tipica di una monoposto da Gran Premio progettata per l'effetto suolo estremo. Abbiamo allora, ripetendo velocemente, una altezza da terra ridotta all'osso, che poi dal 1981 fu imposta a 6 cm, ma con le 6 cm minimi, ma con le sospensioni idropneumatiche fu possibile comunque schiacciare le vetture a terra e tenerle alte per la misurazione solo durante la situazione di vettura ferma ai box, ma in gara le vetture si schiacciavano a terra. In questo modo, dunque, veniva convogliata sul fondo la minor quantità di aria possibile, che logicamente l'aria, siccome preme sul fondo, quindi verso l'alto, produce portanza aerodinamica. Per di più, l'interazione fra il fondo e l'asfalto risente della differente caratteristica delle due superfici, perché il fondo della vettura è liscio, l'asfalto invece è tormentato da tutte quelle piccole cavità che si formano tra i vari sassolini del pietrisco, che sono fondamentali per drenare l'acqua. Sono utili anche perché la gomma del battistrada aderisce
meglio al fondo stradale, proprio mordendo questi sassolini, quindi arpionandoli letteralmente. Però è ovvio che l'aria che viene spalancata dalla scocca quando viene buttata verso il terreno in un certo senso risponde, quindi cerca di restituirla. Però tutte queste piccole cavità fanno sì dunque che la risposta non abbia la stessa regolarità del fondo della vettura che è liscio. E dunque si crea una zona di interferenza tra il fondo e l'asfalto che produce un moto turbolento. E allora, oltre all'effetto portante dell'aria che passa sotto la scocca, abbiamo anche quindi una serie di fenomeni di instabilità. Per questo dunque è importante che sotto la vettura ci vada meno aria possibile. Però quella che ci va deve essere canalizzata in un certo modo. E allora le vetture a effetto suolo erano impostate appunto come delle ali, per cui nella parte anteriore vi era una leggera, diciamo, una leggera convessità, non molto pronunciata, in modo da non convogliare un volume eccessivo di aria sotto la vettura, però era già in grado di effettuare una compressione aerodinamica proprio nella zona anteriore. Ma soprattutto l'accelerazione della vena d'aria avveniva grazie a questi due ampi scivoli ricavati all'interno della scocca, quindi appena appena dietro la posizione dei radiatori, che verosimilmente erano in questa posizione. E proprio questo aumento di volume, questa espansione di volume al di sotto della vettura richiama aria. Proprio questo movimento di richiamo dell'aria fa sì che nella zona qui anteriore si verificasse una ulteriore accelerazione, quindi un'ulteriore incentivazione del flusso aerodinamico. Perciò questa accelerazione provocava dunque un calo di pressione aerodinamica proprio in corrispondenza circa della zona centrale della monoposto. E allora questi due grandi aspiratori funzionavano di fatto come degli aspirapolvere dinamici, perché abbinati alle minigonne, che erano queste strisce che chiudevano tutta la fiancata e scorrevano all'interno della fiancata stessa, quindi toccavano l'asfalto e scorrevano all'interno della fiancata in modo da mantenere il fondo della vettura costantemente sigillato, avevamo allora che non poteva infilarsi altra aria proveniente dai fianchi, si sfruttava solo le due vene d'aria al di sotto della vettura, con l'aumentare della velocità gli scivoli estraevano l'aria portandola fuori, quindi a velocità sempre maggiore, quindi creando questo effetto di depressione, e di fatto la scocca della monoposto, incollata a terra, appoggiata a terra con le minigonne, si comportava esattamente come un grande aspirapolvere che teneva la vettura incollata a terra. Di conseguenza avevamo queste fiancate dritte che accompagnavano l'aria fin contro la ruota posteriore. Le ruote posteriori erano tra l'altro molto accentuate nelle monoposto dell'epoca perché avevano una forte accentuazione della motricità, proprio per stabilizzare il più possibile le ruote durante la fase di accelerazione, cercando di scongiurare al massimo l'effetto di testa-coda, anche perché all'epoca non c'erano controlli elettronici, nessun automatismo sulla trazione, ma tutto era legato alla sensibilità del pilota. Allora, avere una fiancata che accompagna l'aria contro la ruota posteriore, logicamente, è purtroppo un modo per penalizzare l'efficienza stessa dell'aerodinamica, perché sappiamo benissimo quanto le ruote scoperte siano un abominio per le monoposto, perché una ruota è quanto di più anti-aerodinamico ci sia. Prima di tutto per la forma, perché non ha nulla, un cilindro non è assolutamente aerodinamico. Poi il materiale della ruota, la gomma del battistrada, non permette un buon scorrimento dell'aria. A maggior ragione poi se è un battistrada scolpito per il drenaggio dell'acqua. Tra l'altro la ruota gira, quindi contromarcia, perciò tende a spingere l'aria controvento, in opposizione all'aria in arrivo, e tra la parte superiore e quella inferiore abbiamo una differenza di comportamento, perché sopra l'aria viene spinta in avanti, sotto l'aria viene
trascinata in modo da andare a schiantarsi contro l'asfalto, e quindi anche nella zona di contatto col terreno si verifica una brusca interferenza. Perciò attrito tutto intorno, attrito sopra, opposizione, scontri e tutto intorno alla ruota un gran movimento di turbolenza, per cui ciascuna delle quattro ruote è una devastazione di potenza e di efficienza aerodinamica complessiva. Allora, capite che se l'aria viene accompagnata dalla fiancata contro la ruota posteriore, e tra l'altro la ruota stessa è quasi a filo della fiancata, quindi non c'è una via di sfogo, possiamo dire. Allora, in questo punto dove l'aria va a contatto con la ruota, si crea anche qui una interferenza molto forte, molto violenta, che genera un conflitto praticamente, una forte resistenza, e qua non c'è tanto da fare. Quello è un punto debole, una nota debole di questa configurazione aerodinamica. Però, siccome le vetture venivano ancora da questa scuola di progettazione che voleva gli scivoli aerodinamici all'interno delle scocche, si era abituati, cioè, a progettare fino a raggiungere le ruote posteriori. Nello stesso tempo, magari qualche progettista poteva anche teorizzare che, nonostante questo scontro dell'aria con la ruota posteriore, tutto sommato la soluzione fosse ancora quella di garantire una certa pulizia aerodinamica, perché comunque una parte della ruota posteriore rimaneva pur sempre schermata dalla scocca, anche se solo leggermente. E quindi complessivamente si poteva dire che certo era una configurazione dannosa, ma non troppo. E invece qualcuno provò a pensarla diversamente. Per esempio, appunto alla Toleman, progettarono la TG184 nel 1984. Capo progetto della vettura era quel Rory Byrne, che poi divenne molto più famoso quando era capo progetto in Benetton e più ancora in Ferrari, perché il gemellaggio tra i suoi progetti e la guida di Michael Schumacher portarono a 5 titoli mondiali piloti, oltre ovviamente a un grande lavoro di tutta la squadra, di tutto il complesso che portò tanto Benetton quanto soprattutto la Ferrari ad una vera e propria supremazia tecnico-politica in un periodo veramente infuocato della Formula 1. Allora, la Toleman TG184 di Rory Byrne divenne famosa soprattutto per il secondo posto nel Gran Premio di Monaco, un Gran Premio dominato dalla pioggia proprio torrenziale, che con quella prestazione mostrò tutte le eccellenti doti di guida di Ayrton Senna proprio sugli asfalti più insidiosi, quelli con la minor aderenza possibile. Quindi con un'automobile non di vertice, con una monoposto certamente non da titolo mondiale, l'insidiosissimo Gran Premio di Monaco dell'84 vide questa dimostrazione di forza eccezionale dell'astro nascente brasiliano, e contemporaneamente mostrò anche delle caratteristiche interessanti di questa monoposto, questa Toleman, che a differenza delle altre vetture aveva appunto delle fiancate un po' più corte. Allora, la ruota posteriore, come si può vedere, è più in mostra rispetto alla fiancata. Non vi è dunque più quell'accompagnamento dell'aria fin contro la ruota posteriore. Ciò significa allora che l'impatto aerodinamico col battistrada della ruota trova una via di scarico, non ha più dunque quel conflitto con la parete laterale della vettura, e abbiamo dunque una zona in cui può liberamente scaricarsi tutto il flusso aerodinamico, quindi anche tutta la quantità di moto turbolento, e in tal modo va ad aumentare la quantità di aria tra il motore e la ruota posteriore. Dunque, in tutta la zona centrale, verso la coda della monoposto, si viene a creare una quantità di aria maggiore, che può essere, per esempio, molto utile a far lavorare la parte inferiore delle ali, e dunque l'ala posteriore diventa più efficiente. Oltretutto,
più aria scorre tra le ruote posteriori e più aria dunque si viene a unire a quella che esce dal fondo, incentivando dunque l'estrazione dell'aria dal fondo. Allora, più esce velocemente e più efficacemente l'aria dal fondo, quindi più c'è accelerazione, che vuol dire anche, per il discorso che abbiamo fatto prima, dove c'è accelerazione c'è depressione. E allora significa che aumentando la velocità di estrazione dell'aria dal fondo si viene a creare una zona di depressione attorno alle ruote posteriori al di sotto della vettura. Quindi nella parte posteriore viene incentivato sia il funzionamento dell'ala sia quello del fondo e tutta la zona dunque è più incollata a terra senza dover aumentare l'incidenza delle ali, quindi senza dover andare ad aumentare quel carico aerodinamico che viene raggiunto al prezzo però di una certa resistenza provocata dall'ala posteriore con più incidenza. La notevole perdita di carico aerodinamico dovuta all'abbandono dell'effetto suolo estremo aveva favorito una certa espansione dell'ala posteriore. Vediamo infatti, per esempio, come in Toleman avevano interpretato questa possibilità di espandere notevolmente il profilo alare fin oltre addirittura l'ingombro delle ruote posteriori e allora dovettero aggiungere due piloni di sostegno che andavano proprio ad appoggiarsi sul fondo, non essendoci più una scocca, un ingombro della vettura su cui poter fare questi ancoraggi. Ma andando avanti, ovviamente non si può non esaminare il lavoro in casa Lotus, perché non potevano i progettisti Lotus non affrontare anch'essi la questione dell'accoppiamento tra la fiancata e la ruota posteriore. E così la 95T, progettata da Gérard Ducarouge e Martin Ogilvy, diciamo che iniziava ad essere un po' una sorta di caposcuola, ma ancora non era stata individuata la strada ideale che invece aveva azzeccato un altro progettista e naturalmente la vedremo tra poco. Comunque la Lotus era sulla strada buona, infatti vediamo come la fiancata, qui a differenza di quella della Toleman, continua ad essere lunga come prima, però diciamo che circa 70-80 centimetri davanti rispetto alla ruota posteriore comincia un progressivo restringimento della scocca che accompagna, cioè gradualmente, l'aria a richiudersi in modo il meno traumatico possibile verso la zona posteriore, cioè con un accompagnamento dolce che permette così di incontrare l'aria che si scarica dallo schianto contro la ruota posteriore, dunque il flusso viene anche un po' regolarizzato, cercando di raccogliere un po' di tutte queste turbulenze, di questo veramente disastro aerodinamico, e l'aria viene così convogliata verso la zona posteriore in un modo più progressivo, più fluido. Perciò tutta la coda della monoposto diventa complessivamente più performante, più efficiente, cioè si comporta come un corpo con una coda affusolata e appuntita che accompagna dunque il flusso dell'aria cercando di ridurre al massimo le turbolenze che si formano in coda, che non vuol dire assenza di turbolenze, ma vuol dire rendere l'accompagnamento in coda il più possibile regolare, così da migliorare l'efficienza generale, quindi lo scorrimento dell'aria tutto attorno alla monoposto. Ma il vero colpo da maestro fu quello dimostrato da John Barnard nella McLaren MP4-2, sempre dello stesso anno. In Ferrari, giusto per citare ovviamente la scuderia più famosa, avevano ancora continuato la filosofia tecnica dell'anno precedente, quindi del 1983. La fiancata, come vediamo infatti, nella 126 C4, continua rettilinea fino alla ruota posteriore e abbiamo
una conformazione dell'ala posteriore più elegante rispetto a quella della Toleman, però parlare di eleganza e di stile in una monoposto da gara serve a poco, ecco. Però diciamo che il carico aerodinamico veniva raggiunto soprattutto con queste due superfici aggiuntive che invece, grazie proprio al prolungamento della fiancata fino alla ruota posteriore, trovavano un appoggio, tra l'altro attraverso queste due derive che avevano comunque una funzione aerodinamica di, come dire, di fare un po' da separatore del flusso dell'aria, in modo che nella zona posteriore qui non andasse proprio a investire completamente la ruota, cercando dunque almeno di pulire un po' il flusso aerodinamico nella parte superiore. Ma insomma, non si trattava di una soluzione particolarmente brillante. Insomma, questa non fu una monoposto particolarmente competitiva, anche se comunque nella sua estetica, soprattutto della vistosa ala posteriore, io credo che avesse comunque una sua connotazione stilistica, anche nella forma delle fiancate così affusolate, che le davano un taglio, ecco, particolarmente armonioso e leggero. Però non era una progettazione coraggiosa, cioè non abbiamo visto qualcosa di veramente geniale qua, cioè non si stava ancora osando, ma si stava ottimizzando una scuola tecnica che era già in corso, che era già in vigore dalle stagioni precedenti. Invece il vero colpo arrivò in McLaren. La MP4-2, progettata da John Barnard, altro nome molto molto importante della progettazione automobilistica della Formula 1, ecco, la MP4-2 inaugura quella forma rastremata delle fiancate verso la coda che prese il nome in gergo di Coca-Cola. Come se la bibita americana avesse bisogno di altra pubblicità, nel gergo tecnico la forma rastremata in questo modo delle fiancate prese proprio il nome, ispirandosi alla caratteristica conformazione della bottiglia di vetro della bibita. Perché, a differenza delle bottiglie tradizionali che hanno un collo molto molto stretto e affusolato, la bottiglia della Coca-Cola è ancora vistosamente larga fino a una certa altezza, quindi è come dire, è come se fosse una sorta di botticella, no? È un po' panciuta, ecco, per dire, ha ancora una certa rotondità, dopodiché si restringe verso il collo conservando ancora un certo volume, una certa sezione, e nella parte finale vi è giusto il necessario restringimento per fissare il tappo a ghiera. E questo è proprio quello a cui si ispirarono i giornalisti, i tecnici, quando denominarono proprio questa forma delle fiancate, perché rispetto a quella della Lotus, qua abbiamo una fiancata con una doppia sinuosità, quindi abbiamo una forma a S. Allora vi è una rientranza del profilo laterale, dopodiché la curvatura, vedete qui circa a metà del percorso, cambia e assume una concavità che accompagna l'aria così dolcemente verso la zona posteriore. In questo modo abbiamo cioè che l'accompagnamento del flusso in coda è ancora più efficiente e si spalanca una efficientissima vena d'aria proprio tra la fiancata e la ruota posteriore. Questa vena d'aria, come dicevamo prima, va ad arricchire l'estrazione dal fondo, e infatti in coda si trovava proprio questo estrattore, questa palpebra, che oltre a raccogliere l'aria dal fondo, quindi generando un volume di espansione aerodinamica che in corrispondenza di questa zona provocava dunque un'accelerazione di aria e una depressione, un fenomeno di depressione, allo stesso modo questo estrattore incontrava l'aria che proveniva proprio da queste due vene che si venivano a creare attorno alle fiancate. Un flusso d'aria che fino a quel momento non si era ancora visto nel monoposto, e andava dunque ad arricchire proprio la vena che usciva dal fondo, incentivando proprio l'estrazione dell'aria stessa. Tra l'altro
la possibilità di rendere questo, ecco, si vede, no? Questa palpebra scoperta, quindi non un corpo unico con la vettura, ma è proprio scoperta, è esposta rispetto al corpo vettura, fa sì che l'aria nuova che abbiamo dunque canalizzato, quindi qui tra la fiancata e la ruota, va a passare anche sopra l'estrattore stesso, perciò pure la superficie superiore dell'estrattore diventa una zona di pressione aerodinamica che va dunque ad aggiungersi a quella che si crea al di sotto, alla depressione che si crea sul fondo. Quindi depressione sotto, pressione sull'estrattore e miglior funzionamento dell'ala posteriore, perché proprio il profilo inferiore dell'ala, quello che a sua volta genera la depressione, come abbiamo visto nelle puntate precedenti, viene ulteriormente valorizzato. E allora abbiamo una monoposto che ha bisogno anch'essa sicuramente di un po' di ala aggiuntiva, quindi nella zona anteriore, per guadagnare quel carico aerodinamico che è stato perso con l'abbandono dell'effetto suolo, però vediamo anche come l'ala posteriore rispetto a quella della Toleman, a quella della Ferrari, ma anche a quella della Lotus, che si intravede nella grafica che vi ho fatto vedere prima, vediamo appunto come quest'ala sia nettamente più piccola, ha meno sezione, genera meno impatto, meno carico, meno resistenza, e ugualmente però il carico c'è, perché lavora meglio nella sua zona inferiore e soprattutto abbiamo un recupero, abbiamo un guadagno proprio di azione di carico aerodinamico nella parte inferiore, dove invece le altre monoposto non riescono a ottenere risultati analoghi. L'evoluzione della fiancata a Coca-Cola rimane sempre un pallino della ingegneria di John Barnard, perché essendo stato il capostipite di questa idea, ha ritenuto di approfondirla ulteriormente quando fu ingaggiato dalla Ferrari e tra il 1989 e il 1990 portò i progetti 639 e 640 alla loro massima espansione, diciamo, del proprio potenziale tecnico, appunto che nel 1990 con la 640 appunto Alain Prost arrivò a sfiorare il titolo mondiale. E questi due progetti di Barnard avevano una particolare pulizia delle forme. Infatti, in questo caso, la Coca-Cola fu portata a un livello di estremizzazione proprio totale nella sua pulizia, tant'è vero che la vettura lavorava veramente al massimo dell'efficienza possibile, tanto in fase di penetrazione aerodinamica quanto di accompagnamento del flusso aerodinamico verso la coda. E allora ecco, in quest'altro modellino che ho creato con la stampa 3D, con cui ho stilizzato alla meglio, insomma, il progetto di Barnard, allora abbiamo qui nella parte anteriore un becco piatto che valse alla monoposto il soprannome di papera, perché fu tra l'altro la prima volta che si vide un muso, almeno soprattutto in quell'epoca, un muso così, così marcatamente piatto e appuntito, che ricordava appunto il becco di un'anatra. E poi vediamo, ecco, come si comportavano le fiancate. La presa d'aria avviene proprio solo nella zona più vicina alla scocca, abbandonando dunque l'aria più turbolenta prodotta dalle ruote anteriori e lasciando cioè che questo flusso aerodinamico venga gestito dalla parte più esterna della monoposto. Il raffreddamento dunque e perciò anche lo scorrimento dell'aria all'interno della vettura è a carico solo di questa vena aerodinamica che è più pulita e più regolare. E dunque anche qui abbiamo un vantaggio generale di efficienza, pur tenendo conto del fatto che così però sacrifichiamo la quantità di aria diretta all'interno delle fiancate, e ciò significa ovviamente far lavorare i radiatori al limite proprio delle loro possibilità. Perciò ovviamente si rischia di creare un progetto che provoca un surriscaldamento del motore e dei suoi dispositivi, ma se tutto il pacchetto tecnico viene gestito
nel modo ottimale, si riesce a fare una vettura che solo in circostanze veramente estreme può arrivare al surriscaldamento. Altrimenti, anche se per esempio in una situazione di gara trova dei rallentamenti o è costretta a fare una sosta prolungata ai box, insomma, non insorge il problema del surriscaldamento. Ma comunque il solco era tracciato ormai. Questa fiancata, questa forma della Coca-Cola non sarebbe stata più abbandonata, sarebbe ormai stata una filosofia tecnica seguita da tutti i progettisti praticamente fino ai giorni nostri. Perché? Perché è una forma che funziona. Abbiamo detto allora c'è efficienza nella zona anteriore, dove abbiamo qua addirittura una accentuazione proprio della penetrazione aerodinamica, ma poi questo accompagnamento verso il posteriore della vena aerodinamica, rendendo il retrotreno qua, la coda, la parte posteriore della scocca stretta veramente il più possibile, in modo che ancora una volta questa vena d'aria vada a lambire con una certa forza il profilo estrattore nella parte superiore, generando una pressione sopra di esso e poi, come abbiamo detto, incentivando l'azione di estrazione dell'aria, favorendo dunque la insorgenza di una depressione in corrispondenza di questa zona, quindi un pochino davanti rispetto all'asse posteriore, generando cioè un carico aerodinamico che pur essendo sbilanciato sul retrotreno è già però più prossimo al centro e al baricentro generale della vettura. Ma tutto questo cosa c'entra con l'effetto suolo, direte voi? Perché abbiamo decantato tutte queste caratteristiche. Intanto quello che abbiamo visto è come aver rastremato una fiancata, aver cioè reso una forma più affusolata, abbia prima di tutto permesso di recuperare quel carico aerodinamico, almeno una parte di quel carico aerodinamico che è andato perso con l'abrogazione dell'effetto suolo estremo. Però quello che affascina di più è che se io restringo una fiancata, che cosa faccio? Praticamente sfrutto la caratteristica dell'aria, che è quella di generare pressione in tutte le direzioni, perché l'aria preme sopra, preme sotto e preme intorno, cioè l'aria tende ad avvolgere in modo uniforme il più possibile la scocca, quindi seguendone il più possibile le forme. Allora, se nella zona sui fianchi io ho che la scocca qui accompagna l'aria e poi improvvisamente sfugge, quindi rientra, l'aria viene richiamata. Ma oltre ad alimentare la zona posteriore, che cosa succede qua? Quest'aria viene richiamata e dunque quel flusso aerodinamico che tenderebbe a infilarsi sotto la vettura viene invece, almeno se non al 100%, comunque in una buona percentuale, viene canalizzato e richiamato verso la zona posteriore. Ciò significa dunque che rendere una fiancata rastremata con il principio della Coca-Cola contribuisce a realizzare almeno in parte, una sorta di, come dire, di minigonna virtuale. È come se ci fosse non proprio uno sbarramento come erano le minigonne, però viene canalizzata l'aria in modo che spontaneamente il suo percorso, anziché andare sotto la vettura, prende la direzione dell'estrattore posteriore. E in questo modo dunque abbiamo recuperato almeno una piccola percentuale del principio dell'effetto suolo. Tra l'altro, incentivando il lavoro dell'estrattore, abbiamo ancora un recupero proprio di quella forma dei due scivoli molto più pronunciati, ovviamente, che erano la nota dominante ovviamente delle vetture marcatamente a effetto suolo. Però come vedete il principio a cui ci si richiama è sempre quello, cioè incentivare l'estrazione dell'aria dal fondo per creare una accelerazione e una depressione. Subito dopo, con l'ingresso negli anni 90, abbiamo
Una provocazione progettuale molto interessante in casa Ferrari, la quale però non ebbe un altrettanto valido riscontro nelle prestazioni. La F92A, dunque, della stagione 1992, è stata una monoposto purtroppo abbastanza disastrosa, ma è un peccato questo, perché il capoprogetto aerodinamico di allora, che era Jean-Claude Migeaux, tra l'altro progettista che 2 anni prima con la Tyrrell, come abbiamo già visto nelle puntate dedicate al muso, aveva rivoluzionato la progettazione della Formula 1 cominciando a innalzare il muso proprio per ottenere degli effetti anch'essi imparentati con l'effetto suolo, e vi rimando allora a vedere le puntate specifiche dedicate agli approfondimenti sul muso. Ebbene, il progettista Migeaux fece questo grande sforzo di creatività e di progettazione per la Ferrari, tra l'altro sfruttando una interpretazione del concetto regolamentare di fondo della vettura. Come vi ho già detto nelle puntate precedenti, questo è uno dei fili conduttori di questa serie di approfondimenti tecnici sull'aerodinamica della Formula 1, mi piace cioè guidarvi non solo nella comprensione di quello che succede ai vari flussi, alle varie vene d'aria, alle forze che producono, alle turbolenze, eccetera, eccetera, ma anche alle strategie di progettazione in funzione di quello che dice il regolamento, ma soprattutto anche di come deve essere scritto il regolamento affinché costituisca una effettiva limitazione ai progettisti. Come vi ho già detto altre volte, il regolamento deve prima essere generico e poi riferirsi in modo specifico alla componente sulla quale fa una limitazione, perché ovviamente il progettista il più delle volte gioca sulle parole per violare il regolamento. Perché se io voglio, per esempio, fare una limitazione che riguarda le ali, io per stare sul sicuro, devo dire che il corpo vettura. Quindi uso un termine generico, corpo vettura. Infatti nel regolamento tecnico della FIA la parola bodywork è proprio una delle più utilizzate. Il corpo vettura in una certa zona della vettura deve avere certi ingombri, certe forme, raggi di curvatura superficiali e così via. Bene. Poi è chiaro che in quella zona ci sono delle ali, però io uso un termine generico, corpo vettura. Do tutte le limitazioni più importanti, dopodiché, se c'è da entrare nello specifico di come devono essere progettate espressamente le ali, allora solo in seguito io vado a dare una normativa per la loro progettazione. Perché altrimenti, se il mio capitolo del regolamento lo impronto solo ed esclusivamente sulle ali, il progettista potrebbe escogitare un dispositivo aerodinamico che non abbia la forma di un'ala, per ottenere un effetto simile a quello che lui vuole ottenere. Allora, se io dico che in quella zona della vettura le ali devono essere fatte in quel modo e il progettista ci mette qualche cosa che un'ala non è, ha ragione il progettista. Lui ha violato completamente il regolamento perché è andato in una direzione opposta al limite che gli volevo dare io, ma io ho parlato di ali e lui ha fatto qualcosa che non è un'ala. E quindi è per questo che il regolamento deve prima andare sul generico e poi entrare nello specifico. E qua è la stessa cosa, cioè la definizione di fondo vettura non è così semplice da dare. Ne abbiamo già parlato quando abbiamo introdotto proprio la riforma regolamentare dell'83, quella che ha sbarrato definitivamente la progettazione dell'effetto suolo secondo il concetto più estremo. Ebbene, il fondo della vettura di fatto non viene mai nominato, a meno che non sia necessario parlare proprio del fondo. Però quello che in generale si dice di una monoposto è che, fissato un piano astratto, parallelo a terreno, che si chiama piano di riferimento, la scocca della vettura deve essere progettata da quel piano in su e da sotto non si deve vedere niente. Allora, se io dico così, vuol dire, in altre parole, che la vettura deve avere un fondo piatto, uniforme, liscio e compatto. Però lo devo dire così,
Altrimenti, se io parlo di fondo, attenzione, perché il fondo, dunque, che cos'è? Come lo definite il fondo? Ah, il fondo è l'ultima superficie inferiore della vettura, oppure il fondo è la parte inferiore della scocca. Però se io progetto una scocca il cui fondo è quello che abbiamo detto, dunque è un fondo con certe caratteristiche, però io sotto alla scocca metto un altro piano, io questo piano non rientra più nella definizione di fondo. Se io invece dico che il fondo è l'ultima superficie inferiore della vettura, non sto a specificare però che cosa deve esserci sopra, perché può effettivamente essere concepita una scocca staccata sempre da questa superficie, perciò io potrei avere una vettura fatta a strati con delle cavità in mezzo, sospese sopra un piano inferiore. Migeot aveva giocato proprio su questo. Allora, la Ferrari del 92 era stata progettata mettendo, cioè, la parte centrale dell'abitacolo fissata, come si vede in questa stilizzazione che ho fatto, fissata sul piano del fondo. Quindi nella zona centrale, ovviamente, la monoposto è piena, ma è riempita solo quanto basta lì nella parte centrale, quanto basta per determinare poi una continuità con il gruppo motore e cambio e quindi formare quella solidità strutturale che crea il telaio, quindi l'efficienza complessiva della monoposto. Ma tutto intorno il fondo era letteralmente staccato dalla vettura, perciò abbiamo le due fiancate che contengono i radiatori, sagomate addirittura come se fossero le pance di un aereo a reazione. Infatti questa monoposto era particolarmente affascinante perché ricorda proprio un caccia da combattimento. E come si vede dunque, le fiancate sono collegate alla vettura da un profilo, un profilo che visto in sezione sembra proprio quasi un profilo alare, attorno al quale dunque il flusso aerodinamico si sdoppia tra una parte che scorre sopra e un'altra invece che viene canalizzata al di sotto tra la fiancata e il fondo e dunque viene compressa, viene accelerata. Di conseguenza tutta l'aria che passa sotto la fiancata, o meglio, in quel condotto formato tra la fiancata e il fondo, diventa un'aria canalizzata, accelerata anche grazie proprio a questo raccordo che abbiamo appena descritto, e allora è un'aria compressa, canalizzata e forzata ad andare dunque verso il fondo. Cosa succede allora? Che sempre tornando all'aria che scorre di fianco alla monoposto, proprio il fatto che esista già una vena aerodinamica accelerata, robusta, solida, che come dire, senza turbolenze, senza irregolarità, ma bella piena, vada fino in fondo, cioè solida, insomma, uniforme, continuativa, che vada verso il fondo, fa sì che diventa un efficiente richiamo per l'aria che scorre sui fianchi e dunque anche questo diventa un accorgimento che funziona proprio da minigonna virtuale. Anch'esso dunque canalizza gran parte dell'aria che scorre sui fianchi e che anziché andare verso il fondo della vettura, andando dunque ad arricchire in modo pericoloso questo strato aerodinamico, va dunque a inserirsi tra la fiancata e il fondo e poi si dirige verso l'estrattore posteriore dove accade tutto quel beneficio che abbiamo raccontato poco fa. Il limite di questa monoposto fu una, diciamo, una eccessiva sensibilità del progetto, perché era un progetto molto molto efficiente sul piano teorico, sul quale assolutamente nulla da eccepire, anzi è stata la dimostrazione di una creatività veramente geniale e visionaria di Migeot, però affinché tutto questo complesso di forme e di superfici funzionasse nel modo migliore, generando dunque la massima efficienza possibile e quindi questo effetto suolo, no, virtualizzato, no, queste minigonne virtuali, occorreva che il telaio assecondasse in modo più che perfetto le necessità di questa aerodinamica. Di
Dunque, l'altezza del fondo rispetto al suolo, il comportamento delle sospensioni, delle sconnessioni, nelle fasi di rollio e di beccheggio, insomma, tutto doveva comportarsi nel modo migliore possibile e, insomma, mettere insieme le esigenze dei piloti con le loro regolazioni ai fattori ambientali, quindi le caratteristiche dell'asfalto, gli avvallamenti, le sconnessioni, i cordoli. Rendeva tutto molto complicato, le scie aerodinamiche delle altre vetture. La questione diventava complessa, e allora non è ovviamente per accusare Steve Nichols, che allora era il capo progetto del telaio Ferrari, anzi, veramente un progettista eccellente nelle sue intuizioni, anche nelle sue ricerche fatte in materia dei compositi, però la F92A era un concetto davvero difficile. Una strada ardua, impegnativa, per cui il lavoro dei telaisti doveva essere veramente estremo, per non dire forse impossibile. E così il principio tecnico attorno a cui fu inventata la F92A, cioè questo doppio fondo, venne abbandonato e non considerato dagli altri progettisti, proprio no. E dunque rimase un capitolo interessante, un tentativo interessantissimo che sconvolse, diciamo, fu un piccolo terremoto tecnico nel 92. Chiaramente, anche se le prestazioni della Ferrari non erano un granché, però gli osservatori tecnici guardarono con interesse a quella soluzione per capire se invece la potevano sviluppare a loro volta con delle aspettative, magari con delle prospettive più interessanti. Però non c'era niente da fare, il concetto voluto da Migeot, per quanto ingegnoso, era troppo troppo esigente in materia di telaio, e allora così la monoposto non fu assolutamente una caposcuola. Tuttavia, John Barnard, riassunto in Ferrari nel 1995 per progettare dunque le prime monoposto sulle quali avrebbe corso Michael Schumacher, tornò a riprendere dei principi tecnici sui quali si era basato proprio Jean-Claude Migeot. L'inventiva visionaria di John Barnard, a detta di quelli che lavoravano con lui, almeno io riferisco a quello che riportano i giornalisti, era un'inventiva non solo brillante nella interpretazione dell'aerodinamica delle monoposto, ma soprattutto dell'integrazione fra telaio e aerodinamica. Infatti Barnard aveva spesso delle pensate o delle innovazioni per quanto riguarda gli attacchi, le geometrie delle sospensioni, ma a quanto pare erano anche delle monoposto pensate per la praticità delle modifiche e delle evoluzioni tecniche, per cui quando si dovevano fare degli interventi in pista, per esempio anche solo di regolazione, di aggiustamento dell'assetto, o comunque si dovevano compiere le evoluzioni tecniche per far progredire la monoposto, a quanto pare i progetti di Barnard erano pensati proprio per favorire al meglio sia i progettisti sia i meccanici che dovevano lavorarci sopra. Questo io però non lo posso dimostrare, non avendo purtroppo avuto il privilegio di toccare con mano queste realtà così da vicino. Però la Formula 1 del 1996, la Ferrari F310, fu progettata in un modo da riprendere, nonostante la rivoluzione regolamentare che fu attuata per quell'anno, fu in grado cioè di riprendere la filosofia di Jean-Claude Migeot, il quale però, interpellato a proposito di questa monoposto, proprio per commentarla, per sviscerare, cioè se eventualmente Barnard lo avesse copiato, bene, lui non volle entrare troppo nel dettaglio del progetto per non stare a svelare, a parlare troppo, magari a dare degli spunti che potessero servire ai tecnici della concorrenza, però lui si limitò a un'espressione molto laconica, dicendo: no, questa monoposto deve per forza funzionare in un modo diverso rispetto alla mia. E infatti, come ho evidenziato da queste frecce che simulano un po' tutto lo scorrimento dell'aria, abbiamo dunque sempre la caratteristica di questo raccordo tra la fiancata e la scocca,
E questo raccordo funziona appunto come una superficie alare che, come ho detto prima, spalanca il flusso dell'aria tra la parte superiore e quella inferiore, che viene dunque accelerata e compressa. Però la parte inferiore, proprio perché il regolamento della FIA era contemporaneamente intervenuto proprio per arginare l'interpretazione del fondo in modo da renderla più rigida, in modo cioè che la vettura fosse effettivamente riempita senza cioè delle cavità, delle superfici sospese come aveva fatto Migeot, allora vediamo come Barnard dovette per forza riempire tutta la parte inferiore della vettura fino al limite estremo laterale del fondo. Vediamo dunque allora che non c'è più quell'elemento centrale di collegamento tra l'abitacolo e il fondo, anche perché poi comunque il concetto di Migeot, l'abbiamo appena detto, si era rivelato anche molto critico, molto delicato da sviluppare, quindi inutile stare a riprendere quella filosofia tecnica, ma poi anche lo stesso vincolo della FIA imposto proprio in modo da imporre, cioè che la scocca fosse integralmente connessa con la parte giacente sul piano di riferimento, allora obbligò Barnard a sagomare questo collegamento tra la scocca e il fondo con una forma che lui volle dare così a forma di V, una vera e propria freccia che spalanca letteralmente il flusso aerodinamico, si collega dunque con quello convogliato dal raccordo tra la fiancata e l'abitacolo, dunque l'aria in quella zona lì viene compressa e lanciata fuori ad alta velocità. E di conseguenza, essendo la ruota posteriore poco distante, certo, subito dopo vediamo, nella mia stilizzazione grafica, si vede che il posteriore ovviamente rientra cercando di formare una Coca-Cola verso il posteriore, ma ormai l'aria in quella zona si riesce a canalizzare abbastanza efficacemente solo nella parte superiore, perché nella parte inferiore proprio questo profilo a V che spara fuori l'aria oltre le fiancate, non permette a quella zona, a quello strato aerodinamico, di ricollegarsi e di riunirsi verso il fondo e verso il profilo estrattore. Però ha svolto un'azione di minigonna virtuale. E dunque, essendoci un vero e proprio compressore d'aria che lancia l'aria fuori dalle fiancate, quella che arriva dai lati viene dunque ad essere condizionata proprio da questa espulsione, da questa emissione di aria, e dunque si mantiene lontana dal fondo senza infilarsi al di sotto di esso. Tra l'altro vediamo come questa aerodinamica è coadiuvata dalla presenza di due deflettori anteriori, uno più lungo e uno più corto, il quale, quest'ultimo, si trova proprio tra le due ruote sterzanti. Quello più lungo comincia proprio dove finisce la ruota anteriore e poi arriva a raggiungere quasi il livello proprio della fiancata, anzi si accoppia virtualmente, avendo lo stesso allineamento geometrico, con la fiancata. E questi schermi hanno proprio la funzione di spalancare il flusso aerodinamico per allontanare l'aria il più possibile sempre dal fondo, quindi vanno a coadiuvare quella azione dunque compiuta dalla V che collega la scocca col fondo, e dunque sono anch'essi degli accorgimenti che costituiscono quindi tutti nel complesso una sorta di recupero delle minigonne, in modo che il fondo della vettura risulta il più possibile isolato da una separazione degli strati aerodinamici laterali. Ma l'argomento dei deflettori, essendo fortemente integrato con quello delle fiancate, sarà trattato nella prossima puntata, proprio per dare continuità di esposizione agli argomenti, perché anche questi schermi sono una soluzione veramente geniale, introdotta nel 1993, inizialmente con una forma molto, molto semplice, molto uniforme, per poi diventare dei veri e propri capolavori di scolpitura e di ingegneria
man mano che si sono perfezionate le ricerche in Galleria del Vento, ma anche le stesse intuizioni creative dei progettisti. E allora accade che con l'ingresso negli anni 2000, ecco dunque vi mostro il mio ultimo modellino stampato in 3D, si apre sostanzialmente una filosofia aerodinamica di questo tipo. Ora, io qua ho disegnato una monoposto senza ispirarmi a una vettura in particolare, quindi vabbè, c'è il colore rosso, ma questo aiuta a vedere meglio le cose, a enfatizzare meglio le forme. Diciamo che il rosso richiama molto bene, ma non è che io abbia voluto riprodurre esattamente una Ferrari e nessun'altra vettura, però ho voluto principalmente definire una forma, cioè una scocca intanto progettata in perfetta linea con il principio di divieto dell'effetto suolo, vale a dire, prima di tutto evitiamo che le monoposto abbiano un assetto raso terra, e allora per evitare qualsiasi stratagemma inventato con le sospensioni o con altri accorgimenti, ecco che nella zona inferiore il regolamento prevede uno scalino di 5 cm di spessore che percorre tutto il fondo della monoposto, 5 cm. Poi vedete qua, io gli ho applicato una strisciolina adesiva che riproduce l'effetto del legno, e sotto a questo scalino un pattino di legno di 1 cm, quindi 5 più 1 uguale 6, ciò significa limite fisico di 6 cm dell'altezza da terra. Ma attenzione, perché il pattino di legno, siccome può strisciare sul terreno, si consuma. A fine gara la misurazione sull'usura di questo pattino di legno deve rimanere entro un certo limite di consumo, perché altrimenti vorrebbe dire che la vettura per un tempo troppo prolungato ha cercato di comprimersi a terra oltre il vincolo regolamentare dei 6 cm. Perciò se il pattino di legno risulta troppo usurato, la vettura viene automaticamente squalificata dalla gara come se non avesse partecipato. Però quello che principalmente è, diciamo, la filosofia regolamentare che dagli anni 2000 in poi, ma anche dai tardi anni 90, ma soprattutto nel corso degli anni 2000, si è consolidata, è questa qua. Dunque, un muso sollevato, e vi rimando alla sezione speciale dedicata agli approfondimenti sul muso, e poi fiancate incavate, scolpite in modo da creare, cioè, una cavità qua nella zona laterale, in modo che, oltre ad aversi dunque l'accompagnamento verso il posteriore, sempre per riprendere il principio della Coca-Cola, nello stesso tempo però abbiamo che questa cavità comprime la vena d'aria laterale, accelerandola in questo modo. Si sfrutta il fondo mantenuto alla massima larghezza di 1,40 m, e questo fondo dunque diventa un piano d'appoggio sul quale viene fatta scorrere l'aria. L'aria viene compressa dalla fiancata, dalla cavità, e intanto che la fiancata si restringe, canalizza quest'aria verso il posteriore con la compressione, e dunque aumenta proprio quel beneficio sull'estrazione dell'aria in coda con tutto quello che abbiamo detto prima: miglior funzionamento dell'ala, miglior estrazione dell'aria dal fondo, depressione, bla bla bla, eccetera eccetera, insomma aumenta il carico aerodinamico. Però proprio il fatto di avere una fiancata incavata, prima di tutto, che cosa vuol dire? Intanto che l'impatto frontale della scocca è ridotto, non abbiamo cioè un riempimento in questa parte che vorrebbe dire dunque una presa d'aria più ingombrante, perciò portata d'aria maggiore all'interno della fiancata dove si trovano i radiatori, e dunque anche un impatto, una maggior resistenza dovuta non solo all'interferenza con l'aria nella zona anteriore, ma anche a tutti quegli attriti che si vengono a determinare all'interno della scocca, dove l'aria scorre a contatto con i radiatori e con tutte le componenti interne della vettura. Dunque abbiamo una fiancata con una presa d'aria più piccola, e naturalmente ciò significa che in contemporanea
I motoristi hanno lavorato per migliorare la resa del motore in modo da aver bisogno di una, di un minor impianto di raffreddamento, quindi sempre più piccolo, sempre più sottodimensionato, ovviamente con l'esposizione al rischio di surriscaldamento, che in particolar modo può insorgere quando entrano in pista le safety car o comunque quando la corsa viene rallentata o addirittura sospesa e costretta a una ripartenza. Ecco, allora in quel caso le vetture con poco raffreddamento sono veramente a rischio. E soprattutto questo passaggio tecnico di estremizzazione del raffreddamento aveva dato dei problemi importanti, soprattutto tra fine anni 90 e inizio degli anni 2000. Ricordo in particolar modo la Mercedes, la McLaren Mercedes, soprattutto nel periodo del 1998, quando aveva quel motore così potente. Sembrava avesse anche problemi legati proprio al surriscaldamento, almeno questo è quello che ufficialmente si notava. Però il principio è questo: una fiancata incavata, allora, oltre a essere più efficiente nell'impatto frontale, canalizza anche molta più aria diretta verso la zona posteriore. E torna di nuovo il discorso della minigonna virtuale, perché fin dalla parte anteriore abbiamo dunque che l'aria viene intrappolata qui, al di sopra del fondo, e dunque tutto quello che scorre qui di fianco viene richiamato proprio da questa vena d'aria compressa, perciò accelerata e incentivata proprio ad andare verso la zona posteriore. Questa scuola tecnica, dunque, come vediamo, ha preso piede nel corso degli anni 2000. Io qui ho voluto sintetizzare con tre schermate il percorso tecnico fatto dalla Ferrari, rappresentando dunque come i tecnici di Maranello hanno evoluto le fiancate del loro monoposto, ma sostanzialmente quello che hanno fatto Maranello è un lavoro più o meno equivalente a quello delle altre squadre, se non addirittura ci sono state anche manifestazioni anche più audaci, no? Alcuni traguardi anche più spinti, più azzardati di ricerca aerodinamica, però devo dire che a Maranello non si sono risparmiati in questo senso e hanno sempre dato sfoggio di forme fantasiose, elaborate e molto ricercate. Comunque, vediamo come sostanzialmente nel 2002 abbiamo una monoposto con un sistema di raffreddamento che già chiede una bocca un po' più piccola, ma sostanzialmente nella parte anteriore abbiamo soprattutto una ricerca di pulizia generale. È dal 2003, l'ho infatti evidenziato con quei due piccoli tratteggi laterali che fanno capire come nella zona inferiore ci sia un leggero incavo, come il raccordo, cioè tra il fondo e la fiancata, avvenga con una forma leggermente concava. E allora dicevo, è proprio dal 2003 che si manifestano le prime concavità delle fiancate, che dunque da lì in avanti si esaspereranno sempre di più, e vediamo come nel 2004 già è più accentuata, e poi ancora nel 2005, 2006, 2007, mentre la presa d'aria di raffreddamento si rimpicciolisce sempre di più. Non solo, ma anche gli schermi, i deflettori anteriori e gli schermi aggiuntivi che compaiono, perché il regolamento permetteva nelle sue pieghe, diciamo, di poter riempire certe zone, vediamo appunto come vanno ad arricchire tutta la gestione dei flussi aerodinamici attorno alla fiancata e soprattutto in previsione di come quest'aria andrà poi a scorrere verso la zona posteriore, perché attenzione che quando si parla di fiancata bisogna ragionare per strati, nel senso che, per esempio, tornando al modellino che vi ho fatto vedere, se io qui sono interessato a convogliare l'aria verso il posteriore per ottenere dunque un effetto di minigonna virtuale, allora è prima di tutto importante che l'aria che noi consideriamo non vada oltre una certa altezza. Quindi fondamentalmente io mi spingo fino a un certo livello per considerare
la pura funzione della minigonna virtuale. Ma dopo, man mano che ci si sposta in alto, intanto ovviamente cambia anche quello che si trova dietro sulla monoposto, cioè ci si avvicina all'ala posteriore, insomma si creano altre situazioni, c'è la posizione del tubo di scarico, che anch'esso influenza l'aerodinamica non poco, con i suoi gas ad alta temperatura, e così via. Perciò, in base al livello dove ci troviamo, possono essere necessari degli accorgimenti per deviare, ottimizzare e canalizzare il flusso dell'aria. E dunque, ecco perché nelle fiancate qua vediamo che compaiono degli accorgimenti sempre più complessi, frastagliati, spezzettati, proprio per gestire il flusso dell'aria. Vediamo addirittura proprio come dal 2009 compaiono stabilmente questi piloni laterali, anche sdoppiati, proprio per raccogliere il flusso dell'aria. A mio parere sembrano più che altro dei dispositivi per contenere, diciamo, quello che è l'effetto dell'aria spalancata, quindi sparata lateralmente fuori, in modo però da non essere investiti in pieno dalla violenza di questo flusso, ma spezzandolo, quindi proprio attraverso la fessura che vi è fra questi profili doppi, l'aria viene canalizzata, intanto dunque viene regolarizzata, diventano come dire dei raddrizzatori del flusso dell'aria, perciò viene canalizzata, passa attraverso questi doppi profili, si attenuano le eventuali turbolenze che sono insorte in quella zona e i profili vanno a canalizzare, a ottimizzare dunque lo scorrimento della vena d'aria verso la zona posteriore. Perciò se a un certo livello è importante che la vena d'aria sia il più possibile regolare e aderente alla vettura, allora questi profili intervengono proprio ragionando soprattutto in tal senso. Ma vediamo soprattutto come cambia anche la disposizione, la forma del deflettore, che può essere una volta gigantesco, una volta piccolo, una volta con i contorni regolari, una volta i contorni seghettati o frastagliati, in vario modo, e anche questo è un argomento sul quale torneremo nella prossima puntata, che appunto dedicheremo espressamente all'argomento dei deflettori. Vediamo comunque intanto come la fiancata presenta queste prese di raffreddamento sempre più piccole, sempre più sacrificate, in modo proprio da aumentare quella vena d'aria che si viene a formare proprio qua sotto. E allora più piccola è la presa d'aria qui, intanto minore, come dicevamo, è l'impatto frontale, perciò la vettura intanto ha un'efficienza maggiore, ma soprattutto aumenta anche di tantissimo proprio il volume d'aria che scorre qui, che viene canalizzato verso la zona posteriore, dunque a beneficio del carico che si genera in coda e naturalmente anche a vantaggio sempre di questa famosa ormai minigonna virtuale sulle fiancate. E così dunque, arrivando fino al 2018, anno in cui fu decretata la fine di questa evoluzione regolamentare, vediamo cioè come le fiancate delle monoposto abbiano sempre seguito una linea di evoluzione. Vediamo ecco un po' di azzardo nel 2017-2018, che cominciarono cioè a prefigurare anche quello che si sarebbe visto negli anni seguenti, ma sostanzialmente ormai si stava andando verso una fase di appiattimento in cui cioè la ricerca aerodinamica produceva soltanto degli affinamenti, ma senza più produrre quei veri salti, quella vera evoluzione che era necessaria affrontare per andare veramente oltre. E allora il 2018 diciamo che è stato l'ultimo anno di un ciclo che possiamo dire cominciato nel 1983, in cui comunque l'abolizione di un certo tipo di effetto suolo non ha però impedito ai progettisti di ricercare l'effetto suolo in un altro modo, quindi riprendendo comunque i principi ispiratori con i quali dai primi esperimenti Lotus del 77 agli anni di fuoco dal 78 all'82, i progettisti avevano creato quelle macchine veramente infernali, capaci di raggiungere delle aderenze mostruose, ma ahimè anche di essere esposte
ha dei rischi veramente molto molto seri in caso di perdita di stabilità. E comunque da lì in avanti è stato un percorso continuo in cui proprio, come dicevo, la stessa federazione nell'approvare le riforme regolamentari ha persino incentivato che i progettisti andassero a lavorare su certe direzioni, perché poi alla fine fare in modo, cioè, che attorno alla vettura si crei un determinato scorrimento dell'aria permette di scongiurare poi l'insorgenza di determinati fattori critici che renderebbero poi molto complicate, molto pericolose alcune fasi durante le qualifiche, le gare o addirittura i duelli, in particolar modo in quei momenti in cui può succedere che si aggancino le ruote tra le due monoposto e quando queste vengono a contatto, allora una viene sollevata e si sa che se una monoposto si solleva, mettiamo che sia anche a una buona velocità, viene a cambiare completamente l'assetto aerodinamico. Allora, se abbiamo un'aerodinamica che, come una volta, praticamente creava il vuoto sotto la monoposto, capite che cosa vuol dire quando improvvisamente si spalanca all'atmosfera la possibilità di passare sotto la vettura, cioè che questo improvviso squilibrio genera come un istantaneo gonfiaggio di un cuscino d'aria sotto la vettura che ne provoca il sollevamento e dunque il pilota non riesce più. Non avendo più il contatto col terreno, non riesce più a controsterzare, a frenare, non c'è più possibilità di azione ed è solo in balia degli eventi. E invece, quando abbiamo, diciamo, sempre una ricerca di qualcosa che ricorda l'effetto suolo, però la monoposto rimane sempre in modo abbastanza omogeneo, avvolta dal flusso dell'aria, quindi rimane anche un certo flusso sul fondo, senza abbondare però. E una parte di questo fondo viene scarseggiato grazie agli accorgimenti esterni dell'aerodinamica, però noi abbiamo una monoposto che dunque anche nei casi estremi, quando cioè può perdere completamente aderenza, ecco, in quei casi non si verifica il rischio di, non dico decollo, ma comunque di essere sparata verso l'alto, e in quel caso magari rimane sospesa solo per poco in aria, ma automaticamente ricade ancora in assetto, ancora in equilibrio, in modo da permettere sulle quattro ruote di fare una contromossa di controllo da parte del pilota. Insomma, è proprio questo sul quale si è sempre cercato di lavorare, cioè fare in modo che le prestazioni potessero anche estremizzarsi, ma cercando di intuire quello che può essere anche l'imprevedibile, quindi cercando anche di simulare le ipotesi più irrealistiche nell'eventualità di situazioni di pericolo e di incidente sulla pista. Ma bisogna dire che pur pagando il prezzo di una forte briglia alla creatività dei tecnici, abbiamo però avuto una Formula 1 almeno molto sicura. Ecco, questo bisogna riconoscerlo. Sicura soprattutto appunto sul piano passivo, cioè senza dover ricorrere per forza a dei dispositivi di sicurezza, ma facendo in modo che l'evoluzione degli eventi rimanga sempre all'interno di margini che favoriscono la sicurezza complessiva delle qualifiche e delle gare. Ecco fatto dunque, siamo arrivati alla conclusione del capitolo dedicato alle fiancate e vi rimando dunque alla prossima puntata dedicata ai deflettori che completano dunque la trattazione delle fiancate, soprattutto alla luce del regolamento post 1983, cioè da quando entrò in vigore il divieto di applicazione radicale dell'effetto suolo. E come sempre vi ringrazio per la meravigliosa compagnia virtuale che mi avete tenuto anche questa volta in questa chiacchierata, seppur a distanza, tra amici a confrontarci così, diciamo virtualmente sempre, su argomenti molto appassionanti di tecnica delle corse. Un caro saluto a tutti e appuntamento allora alle prossime puntate del viaggio tra i segreti dell'aerodinamica della Formula 1. Ciao a tutti!